Desidero portare il saluto dell'amministrazione regionale, del presidente Tondo, dopo dirò anche il perché, e il mio personale a tutti voi. In particolar modo i relatori, che ringrazio la Federazione dei Sindacati Indipendenti di aver organizzato questo incontro. Credo sia il primo o tra i primi del suo genere in Italia e quindi anche nella nostra regione. Desidero dire fondamentalmente tre cose. La prima di carattere generale. Noi abbiamo la necessità di consolidare il fatto che le agenzie regionali per la protezione ambientale debbano essere completamente riconosciute punto di riferimento per quanto riguarda le tematiche ambientali e anche le tematiche della salute nel riflesso dell'ambiente. Voglio dirlo agli amici che vengono da fuori, nel 2008, finanziaria del 2008, si è voluto consolidare nell'ARPA il punto di riferimento e anche il braccio operativo, non a caso è un'agenzia regionale, che risponde direttamente, seppur con il comitato di indirizzo, all'assessorato all'ambiente, ma anche le tematiche della salute sono ricomprese all'interno dell'ARPA e vengono finanziate parzialmente nel bilancio dell'ARPA da una quota che viene dal bilancio della salute. Questo riconoscimento non è cosa di poco, perché per la prima volta si riconosce a un'agenzia strumentale della regione l'operatività, la professionalità e la qualità anche di tematiche che fino a ieri, ne abbiamo un esempio qui perché Lionello Barbina proviene dal comparto della sanità ed è per noi una preziosità perché porta le tematiche, no? Voglio dire, nei giorni scorsi qualcuno di voi avrà letto, c'è stata una riunione molto importante sulle